io con Claudio abbiamo fatto Comedians insieme, insomma abbiamo fatto tanto, ci sentiamo ancora, i Comedians sono tutte persone che si risentono, facevamo veramente degli stand up ed era gli anni 80 mi pare, e dopo che facevamo in teatro Comedians, che era questa gara di stand up in questa scuola dove arrivava una grossa emittente televisiva a scegliere quelli più adatti, e quindi era molto profetico, noi finito lo spettacolo andavamo a fare cabaret sui Navigli, nei locali sui Navigli, quindi il pubblico a volte ci seguiva anche, non si capiva più il confine tra finzione e realtà, cosa che io ho mantenuto, mi piace molto mantenere. Sempre riguardo al derby, io mi ricordo, ho visto il film Kamikaze, dove più o meno, dicevi anche tu prima, era un po' la stessa cosa di quello che vivevate in quel mondo, ma c'era anche, cioè, com'è il rapporto tra voi comici? Cioè, perché dei racconti che sento, non so se dire che è conflittuale o se semplicemente c'erano degli scherzi. C'era una competizione enorme. Ok. E dopo c'erano anche degli scherzi, ma solo dopo che c'era la competizione. Tra l'altro, guarda, io giro con, adesso non so dove l'ho messo quello qui, io giro da allora con un taccuino. Questo taccuino ci metto tutti i pensieri, le gag, le battute che mi vengono in mente, che per me è una miniera, dalla strada o da quello che mi succede durante il giorno. Però al derby mi insegnarono a scriverlo in codice. Cioè, per dire, io scrivo, non lo so, piccione, grondaia, pozzanghera. E io per un giorno so cosa vuol dire. Certo. Ma tu sai tutte le volte che sto lì, piccione, grondaia, pozzanghera. Perché ti rubavano le battute, proprio te le rubavano. Proprio. Senza pietà, così non c'era... No. E non potevi dire questa è mia, me ne rubano. Ma anche nei Comedians, che pure eravamo molto amici, noi... Per dire, quando nei Comedians Bisio entrava sempre, Bisio, ce l'ho con Bisio stesso, prima di me, no? E sul palco, mentre salivamo, io dicevo, Claudio, ma cos'hai? Sei pallidissimo, signori e signori, Claudio Bisio. E lui, che è paranoico, entrava e cannava i primi 5 minuti, perché pensava di essere moribondo, hai capito? Ma lì ce ne sono stati molti di scherzi, con Claudio in modo particolare, sia lui a me che io a lui. Ma perché c'era questo? Cioè, perché per dire, tra di noi non c'è, insomma, questa generazione non c'è questa cosa. Perché siete cosa... più bravi ragazzi, noi eravamo delle merde proprio. Ma forse anche che per noi c'è più spazio, cioè magari voi litigavate per un programma televisivo che magari era uno, c'erano cinque comici. No, noi litigavamo per una serata. Anche una serata dal vivo, ma non litigavamo, è sbagliato dire litigavamo, era una gara. Dopodiché in realtà io mi ricordo che erano un po' i Comedians, erano 6 galli in un pollaio, ma ci siamo divertiti in tournée, cioè proprio sembravamo i Rolling Stone con i problemi di un camionista. E ci eravamo un po' gasati e facevamo a un certo punto ci siamo proprio messi d'accordo, gli ho detto ragazzi, se noi restiamo assieme, cioè noi 6 arriviamo tutti e poi ciao ciao, ognuno fa quel cazzo che gli pare. E così è stato. Claudio voleva fare quello, l'altro voleva fare quello, Silvio voleva fare il cinema, io volevo fare la testa di cazzo, ce l'ho fatta. E dopo è nata l'amicizia, un'amicizia fortissima. Chi eravate in questo? Era una compagnia come Comedians. Il teatro dell'Elfo. Ah, ok. Abbiamo fatto 2 anni di tournée, ci siamo veramente divertiti. E chi eravate tu, Bisio? Io, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Salvatore, Bebo Storti, Renato Sarti,
Gianni Palladino, Gigi Alberti, tutti lavorano tranquillamente adesso. Beh, Silvio, Claudio. E facevate, era uno spettacolo, non eravate... Comedians, era la storia di una scuola di comici che viene uno di una grossa emittente televisiva a fare un provino e scattano dei meccanismi tra i comici per essere presi poi alla fine.